Allora, si parte subito parlando, se vogliamo, prima di campionato e poi di mercato, mister Danna. Oggi dobbiamo rivedere quello che è successo prima, ovviamente, della pausa dedicata alle nazionali. Guardiamo prima l'alta classifica. La lotta Champions, l'Inter rilanciata dal derby. Secondo te alla fine sarà una lotta definita con qualcuno che potrebbe reinserirsi oppure no? No, secondo me la lotta è abbastanza chiara, nel senso io credo che Milan e Inter lotteranno fino alla fine per aggiudicarsi il posto in Champions. Il Napoli sta facendo un grandissimo campionato, purtroppo ha trovato come negli ultimi anni una Juve straforte che ha lasciato poco spazio alla realtà Napoli, però credo che sia delineato fra queste quattro squadre. Allora, premesso Beccalossi che la Juventus è andata, il Napoli chiude secondo, Inter e Milan si giocheranno il terzo posto, per il quarto posto secondo te è ancora qualcosa aperto oppure il No, Milan si terrà il suo vantaggio? Che credo non è un che maxi sono vantaggio. favorite Inter e Milan, che però non cambia niente perché all'inizio del campionato dicevamo Juve e Napoli sono le squadre più forti, poi le due milanesi e le due romane lottavano per i due posti in Champions League. In questo momento ci sono le due milanesi e credo che alla fine le milanesi Ma poi la alzano in sosta ha fatto Champions League. bene oppure no? Perché eravate reduce da un periodo negativo, punto uno. Vincete il derby, c'è la sosta e adesso bisogna ripartire. Ma non Forse lo so se ha l'enfasi del derby fatto. si è un po' persa? No, credo che il peggio sia passato perché era in caso di sconfitta col derby, credo che l'Inter veramente era in grande difficoltà, mentre invece col derby ha dato una svolta importante e permette anche di mettere a posto delle situazioni dove si erano creati dei problemi anche con Icardi. Quindi tutto, mi sembra tutto rientrato e i problemi li risolveranno a fine della stagione. Matteo Contini, vediamo qui ovviamente di nuovo la freccia dell'Inter sul Milan. La Lazio deve recuperare la partita che non si giocherà più il 10 aprile ma il 17 con l'Udinese, quindi potrebbero essere non 45 ma potenzialmente 48 punti. La Roma ne ha 47 per il quarto posto. Il Milan ha un margine di vantaggio ma non una sicurezza. Sì, non ha la sicurezza e poi le ultime partite la classifica non si guarda più. E chi lotta per un obiettivo più che per un altro, quindi ogni partita sarà complicata. Il fatto del giorno raccontato da Orazio Accomando e allora con il sottosegretario alla Regione Lombardia Alan Rizzi per discutere di quello che abbiamo sentito, di quello che abbiamo letto, ma soprattutto per capire una volta per tutte, verrà abbattuto, ristrutturato, fatto da un'altra parte, ma dove? Secondo lei come finirà Allora, questa partita? innanzitutto bisogna fare un passo indietro. Io, quando ho avuto l'onore di fare l'assessore allo sport del Comune di Milano dal 2009 al 2011, tra l'altro abbiamo posto le condizioni affinché il Comune potesse candidare la città alla finale di Champions League che poi si è giocata nel 2016. Nel 2009 si parlava di stadio del Milan, adesso non ricordo esattamente, ma in termini di turnazione. Ogni anno si parlava di uno stadio potenziale o del Milan o dell'Inter. Tutte le volte noi in comune dovevamo gestire una situazione del genere, quindi non è una novità. Allora, la procedura che ha scelto il sindaco di Milano è una procedura sbagliata, totalmente, perché la proprietà, così come è stato detto nel servizio, è comunale, è pubblica, di tutta l'area, data in concessione, se non erro, fino al 2029. Questo cosa comporta? Comporta che tecnicamente, lo dico perché ho avuto anche l'onore di sedere per 20 anni tra i banchi del Consiglio Comunale e qualcosa penso di aver imparato. Nel caso specifico, il sindaco dice aspettiamo una proposta da parte delle due squadre. Non è così. I proprietari sono i cittadini milanesi. Questo impianto è a carico dei cittadini milanesi, quindi al massimo è il comune che deve con una procedura tecnica fare o un bando o una manifestazione di interesse. E comunque, se si dovesse andare nella direzione di accettare una proposta, quell'area, la legge lo dice, va messa a bando. Cioè, non è che c'è un diritto di prelazione da parte di chi? C'è una concessione d'uso oggi, quindi non c'è niente. Penso nel 2029, ma adesso non so, magari negli ultimi anni è stata aumentata. Tenendo conto che quello che avevo attuato io era un concetto di pagamento dell'affitto. Milan e Inter pagano più o meno 9 milioni di euro all'anno. A testa o No, insieme? in totale. Quindi 4,5 e 4,5 4,5 e 4 e per mezzo. l'utilizzo. Sì, però visto che la manutenzione straordinaria è in capo all'amministrazione, Manutenzione pagano 5. ordinaria? No, straordinaria.
pagano. L'area la fanno Milan e Inter. No, è in capo tecnicamente dal punto di vista, diciamo, del contratto. Okay. È in capo all'amministrazione, però l'anticipano Milan e Inter, quindi pagano effettivamente 50 cash e 50 in anticipo sulla manutenzione straordinaria. Per arrivare a portare a casa la finale di Champions League, io cambiai quella, diciamo, modalità e passammo da una modalità 30 cash e 70 in scomputo oneri. E quello ha portato un investimento quasi di 40 milioni di euro che ha visto, correggetemi se sbaglio, 3 anni fa lo stadio di San Siro avere le famose 5 stelle. Quindi 3 anni fa San Siro era uno stadio riconosciuto dalla UEFA come uno stadio compatibile. Ma oggi lo vogliono abbattere. Ma la procedura non è compatibile. Allora, quello diciamo straordinario stadio ha un valore. E che tra l'altro poi chi è che lo fissa? Questa, lo dico, è una delibera di consiglio comunale. Chi è che si permette di votare, non so, il prezzo dello stadio San Siro? Adesso spara una cifra, 60 milioni di euro. Chi lo determina? No, poi c'è da dire che in Italia gli stati pessimi ce ne sono, ma sicuramente non è San Siro. Al Terzo Anello non si vede bene, questo mi sembra un dato abbastanza oggettivo. E lo riempiono tre volte all'anno. Quattro volte. Lo riempiono nel derby e con la Juventus. Allora, per esempio, durante il mio periodo, la proposta che veniva fatta spesso e volentieri era quella di abbattere il Terzo Anello. Questo ci sta. Questo ci sta, però per anche il resto, quello. Il Secondo Anello si vede bene, non c'è la pista che è il vero problema degli stadi del 1990. L'hanno rimodellato, l'hanno risistemato anche con gli skybox, anche nel primo arancio, dove si vede bene. Quindi la tribuna stampa è anche confortevole. Grazie, ci sono anche altri. Grazie a quella famosa candidatura fatta. Poi, con la finale di Champions sono migliorate. 2009, ecco. Allora, i io però sono comodi. Visto che comunque a me piace essere propositivo, perché e non distruttivo. No, assolutamente, anche perché il tema degli stadi non può essere limitato al comune di Milano. Certo, noi abbiamo Milan e Inter, però è un tema molto molto più nazionale. Qualche settimana fa abbiamo visto un articolo su un quotidiano che parlava del futuro dello stadio del Genoa e della Sampdoria, che ha 300.000 euro di debiti, quindi oggi quello stadio ha delle difficoltà proprio in termini di gestione. Si parlava infatti di un possibile diritto di superficie, ecco, io dico... Per 99 anni. Sì, sì, perché è un diritto reale, certo. Non è un diritto di proprietà, è un diritto reale che ti dice sì, tu lo puoi tenere, lo puoi gestire. Come l'Udinese a Udine, ma non lo puoi. Superficie per 99 anni. Ma sono tutti così, anche quello della Juventus. Anche quello della Juventus, tutti, sì. L'unico che non è così è quello del Sassuolo, sì. Perché insiste su un terreno privato. Come voi sapete, se oggi qualcuno vuole realizzare uno stadio di proprietà, letteralmente di proprietà, compra un terreno e si costruisce uno stadio. E questo è un altro discorso. Certo. Questo è un altro discorso. Altrimenti però il diritto di superficie per 99 anni è come se fosse di proprietà, perché tutti gli oneri, i diritti, quello che vuoi, però comunque sono 99 anni, ma il terreno non è tuo. Faccio l'esempio di Milano. Cosa può valere quell'area? E non si sta parlando solo di San Siro in questo caso. No, tutta l'area. Si parla di tutta l'area, compresa quella dove dovrebbe essere realizzato lo stadio nuovo. Quindi poi, a parte che la contestualità... Siccome si abita, dov'è che... Via Atesio. Ah, apposta. Cioè, dove c'è la torretta dove arriva la... Perché casomai questo glielo dici fuori lungo quella strada. Se vinci l'Urbano ci sarà tutti i giorni. Mettiamo un punto al fatto del giorno e poi parliamo di mercato, che invece è il fatto del secondo, come sempre, con Alfredo Pedulà per il calcio mercato. Rizzi, secondo lei come si chiuderà? Il tifoso vuole sapere dove andrà a vedere la partita, quando succederà, entro il 2024, e in questo momento qual è la soluzione? Beh, sicuramente con l'approccio fatto da questa amministrazione è quasi impossibile vedere un risultato positivo. Io sono convinto che alla fine non cambia nulla. Si opterà per la riqualificazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento, chiamatelo come volete, del mitico stadio di San Siro. Ne sono certo di questo. Però non è che ci dispiaccia più di tanto. No, anzi, a me fa solo piacere. Buttiamo giù il Terzo Anello, sistemiamo un po' primo e secondo, facciamo qualche uscita, poi per il resto. A Madrid io visto. C'era il problema del Manterbus una volta a San Siro, non c'è neanche più, perché adesso con la nuova tecnologia l'hanno rifatto. Ho visto a Madrid l'ultimo pezzo, l'ha rimodellato anche lì, sala, ristorante, sì. Negozi. Ma però se ho 30, non ci piove in testa, secondi, perché... Visto che volevo dire... Però il problema è, attenzione, scusi se la interrompo. Prego. Un attimo, perché siamo a livello nazionale, ovviamente qui in questo caso parliamo di San Siro, perché Milano, il vero problema scandaloso non è San Siro, perché poi parliamo degli stadi, quello che vogliamo, il problema da sistemare subito è Napoli.
Il problema di Napoli è una roba indecente, dove c'è il rischio dell'incolumità delle persone, dove ti piove in testa, dove non sai come entrare, quando arrivi, se entri, se esci. Cioè, Napoli è un disastro. Milano è un teatro e ci preoccupiamo di Milano, giustamente, perché siamo avanti anni luce, ma Napoli è una roba che andrebbe abbattuto, ricostruito, perché non è uno stadio, è un qualcosa di indecente, e ancora non stanno neanche ragionando e parlando di cosa succederà allo stadio San Paolo. Torniamo su Milano, grazie. Visto che poi tu hai accennato, insomma, il tema a livello nazionale, lancio una proposta, che oggi per risolvere il problema degli stadi esistenti e per magari cercare di trovare, di risolvere la situazione e fare in modo che ne nascano di nuovi, bisogna fare una legge nazionale e dare gli strumenti necessari a tutte le amministrazioni comunali, perché vorrei ricordarlo chiaramente, oggi gli stadi sono a carico dei contribuenti, sono di proprietà dei contribuenti, e la ristrutturazione e la riqualificazione, a parte lo stadio di San Siro, ma anche quello in un certo senso, è a carico dei contribuenti. Mi piacerebbe fare uno studio, cioè rispetto ai debiti, per esempio, che abbiamo parlato prima di Genova, così come Napoli, questo è Udine, così come tanti altri stadi, oggi sono a carico dei contribuenti. Quella quota uno stadio che fino a 5 anni fa era il peggiore, uno dei peggiori in assoluto in Italia, pioveva lontano, la pista, i tifosi non si sentivano, ed era lo stadio Friuli di Udine, che era una roba pessima. Adesso, e invece adesso è un gioiello assoluto, dove i tifosi si sentono, lo speaker è perfetto, non ti piove in testa da nessuna parte, ci sono i comfort e c'è il calciatore a 2 metri. No, ma poi c'è dentro tutto, io l'ho visto, è una roba impressionante. C'è dentro campi di allenamento vicini, strutture mediche, ristorante, qualcosa di eccezionale, tutto rifatto sulla base del Friuli. E l'unica cosa che hanno tenuto è l'arco, ovviamente sistemato con skybox e rimodellato. Andiamo sui fatti invece dei secondi, perché Alfredo Pedulla vuole parlare di calciomercato. Non è mai successo in 15 anni di carriera tra me e Alfredo Pedulla che Pedulla parli dopo 25 minuti dall'inizio della trasmissione. No, abbiamo battuto giusto un record al 27 marzo 2019. Chiedo scusa. Hai ragione, però era un discorso molto giusto, ricostruito perfettamente. L'unica cosa che ho sentito per la centesima, no, ci mancherebbe pure, io ascolterei fino alle 23.50, faccio i complimenti per la ricostruzione. L'unica cosa che purtroppo ho ascoltato per la millesima volta è che ci vorrebbe una legge. Sicuramente non ci sarà mai. Capottato. La famosa legge sugli stadi. Eh no, ma quante volte è stato detto che ci vorrebbe una legge sugli stadi? No, no, questo l'abbiamo detto, ma ormai ognuno deve... Parliamoci chiaramente, se aspettiamo la legge non si fa niente. Quindi prendi il caso dell'Udinese, la società si mette all'opera con i propri soldi, fa quello che deve fare. In più devi essere fortunato che l'amministrazione comunale non si metta di traverso, perché ad Udine tutto questo è stato possibile con il vecchio sindaco, che era Furio Onsel, che poi ti ha dato la possibilità di dire all'imprenditore: ti hanno detto, no, faccio io, non ci penso io. Esatto. Adesso è cambiato il sindaco. No, fermati lì. Va bene. Becca, qui a proposito di sudamericani, ignoriamo Icardi, che al mio paese è sempre argentino, quindi comunque è un altro calciatore di pala, altro calciatore che potrebbe cambiare maglia. Poi non so se ha avuto adesso la cittadinanza italiana e buttiamo pure lui in nazionale. Quindi? Già giocato con l'Argentina, peccato, altrimenti ci pensava Mancini. E quindi, scusa? Sono tanti sudamericani che potrebbero cambiare maglia. Credo di sì, no. Icardi se ne va. Di pala mi piace. Quindi tu, a proposito degli scambi di Contini e dei binari di Pedulla, quello potrebbe essere Pedulla, uno scambio perfetto. Ma no, cioè, bisogna vedere, credo che l'inserimento di Icardi da adesso fino dalla fine del campionato sarà tranquillo, morbido, non ci saranno, mi auguro, polemiche. Poi a fine anno è chiaro che la società ha le idee chiare e secondo me sa già in che direzione andare. Dybala era separato dal discorso di Icardi, è un giocatore che a me personalmente piace e sono convinto che la Juve non ha reso ancora per le sue grandi, enormi qualità. Ancora. Si pensava che con l'arrivo Io di Ronaldo, penso che la Juve... scusi, c'è l'interferenza, se potete scusare il microfono. No, si pensava che con l'arrivo di Ronaldo, non avendo più grosse responsabilità, Dybala facesse quel salto qualità. Di qualità, invece non l'ha fatto, e quindi bisogna capire perché, magari cambiando aria, non so, può fare quel famoso salto. Alfredo! Scusa, volevo soltanto aggiungere che tra... No, scusa, a me ci mancherebbe.
tra Douglas e Dybala uno può essere sacrificabile. Volevo aggiungere un altro tassello a quello che stiamo dicendo su Chiesa, abbiamo parlato nei giorni scorsi, adesso riparte il campionato, la Juve sta cercando di avere una leadership in Italia, sta lavorando sotto traccia per convincere Chiesa, poi c'è il problema del cartellino, la Juve più di tanti soldi non vorrebbe dare, io ho parlato di 70, secondo me potrebbero essere 60 più contropartite e probabilmente la Fiorentina quei soldi non li cerca, perché la Fiorentina valuta Chiesa tra 80 e 100. Ci sono due società, abbiamo sempre detto, all'estero qualcuno può far saltare il banco. Dobbiamo stare attenti al Bayern, che oggi ha fatto il primo acquisto da 80 e che ha detto che spenderanno 250-300 milioni, si sono esposti ufficialmente in riferimento a Chiesa, e al Liverpool, fermo restando che a me risulta che Chiesa, che chiaramente stiamo parlando di Bayern e Liverpool, non sono due squadre tra le ultime della compagnia, però lui in Italia ci resterebbe molto volentieri, e guarda caso Bayern e Liverpool sono le due società che apprezzano molto Dybala. Per cui adesso stiamo dando un po' delle tracce su situazioni che chiaramente sia Bayern che Liverpool saranno previste sul mercato, soprattutto in Germania, poi più tardi vedremo, perché sull'asse Chiesa Dybala per me qualcosa di importante può accadere. Gianluigi Longhi, Real Touch. Sì, ti do degli aggiornamenti che riguardano in questo caso anche il futuro di Ivan Perisic, che è prossimo a cambiare agente, ha già lasciato Ramadani a gennaio dopo che non si è concretizzato il trasferimento in Inghilterra, e ora è prossimo a sposare una nuova agenzia, in particolar modo dovrebbe trattarsi della Doyen Sport di Nelio Lucas. Questo potrebbe essere la prima avvisaglia per un trasferimento estivo anche da parte del croato, che oggi peraltro è tornato a lavorare alla Pinetina, lo ha fatto in partitella giocando insieme a Mauro Icardi, per cui prove anche di pace in vista del ritorno del campionato. I due come sappiamo erano stati protagonisti della lite all'interno dello spogliatoio, che aveva poi portato tutti i problemi che abbiamo avuto modo di raccontare e vivere nel corso dell'ultimo mese e mezzo. Vedremo se riusciranno a contribuire alla causa comune da qui sino al termine del campionato. Mentre dopo la pubblicità ti volevo dare dei movimenti di fascia Inter, considerato che anche lì ci sarà un restyling. Me li puoi dare subito, perché purtroppo dopo la fascia ho la rassegna stampa, che questa sera dobbiamo essere puntuali. Allora, se Dalbert dovesse andare via, l'Inter, ne abbiamo già parlato, andrebbe su Biraghi. Un altro profilo che piace è quello di Usai. Usai e Biraghi sono due profili che piacciono all'Inter. Nella rivisitazione, perché Cedric ha fatto quello che non ha fatto, nel senso che quello doveva fare, cioè l'alternativa, a sinistra potrebbe andare via Dalbert, Versalico. L'Inter l'ha preso in prestito e ha avuto un grande infortunio, quindi ci sarà bisogno di una grande rivisitazione sulle fasce. Avevamo parlato di Biraghi, non fosse altro perché sarebbe un ritorno alle origini, anche per facilità a livello di lista. Un altro profilo che piace molto è Usai, e dobbiamo capire all'interno dell'accordo eventuale sul rinnovo di contratto che è fermo, l'Inter sulle fasce in chiave difensiva farà molto la prossima estate, non soltanto sulle fasce. Biraghi e Usai, due obiettivi concreti, e saranno sicuramente i protagonisti del prossimo mercato estivo.